Il tema di oggi è sostare accanto a chi soffre, la relazione di aiuto. Da quello che stava dicendo prima Sua Eccellenza, noi lo chiamiamo Don Paolo, voi avete già parlato della sofferenza, io non resterò a toccare il tema della sofferenza, ma condividerò alcune piccole tecniche, alcuni piccoli consigli che magari voi già conoscete, e sarebbe bello rinfrescare, per vedere come noi ci avviciniamo alla persona che è in uno stato di malattia o di sofferenza. Parleremo dell'ascolto, perché quando parliamo di comunicazione con chi soffre, una parola chiave è la parola ascolto, e diremo ascolto attivo, perché tante volte noi pensiamo che ascoltare sia starsi da buono, e quando io sto ascoltando tutto quanto lo fa o lo dice l'altro e io mi sto qua solo a ricevere, è una situazione passiva. Invece si può ascoltare in una maniera attiva e creando comunicazione, propiziando la comunicazione. Allora parleremo dell'ascolto attivo e della comunicazione empatica. Empatia, secondo il dizionario, è la capacità di porsi nella situazione di un'altra persona, o più esattamente di comprendere immediatamente i processi psichici dell'altro, porsi nella situazione dell'altro. Adesso lo dico con parole mie: far sentire all'altra persona che io sono accanto a lei. E il tema di oggi è sostare accanto a chi soffre, cioè pormi in maniera tale che l'altra persona mi senta accanto, non si senta sola. Prima mi diceva una signora che è volontaria: noi tentiamo di far sì che le persone non sentano la solitudine. Vogliamo porci in maniera tale che queste persone che sono così sole, parlavamo del nostro ospedale, ci sono molte persone che vivono diversi tipi di malattie, ma anche per esempio, pensate voi, gli infetti di HIV, dove non solo si soffre della malattia, delle sue conseguenze, o dell'infezione, delle sue conseguenze, ma anche dello stigma sociale, dei sradicati. Se c'è l'HIV, qualcosa l'hai fatto, no? C'è un dito puntato. E che quanto è importante in casi come questo e tanti altri casi, porsi è una maniera non giudicante, è una maniera dove la persona mi senta a fianco a sé. E già questo io direi che è una grande opera di misericordia, saper porsi nel luogo dell'altro, ascoltando, perché il Signore ci ha dato due orecchie e una bocca. E una ragione ci sarà, vero? Ci sono persone che pensano che comunicare bene è sapere fare buoni discorsi. No, prima di tutto comunicare bene è sapere ascoltare. Sapere ascoltare, sostare accanto a chi soffre, non significa andare a fare, tante persone pensano che devo andare a fare catechista e andare a dirgli che cosa devono fare, come si devono comportare, come devono. Prima di dire, bisogna sapere ascoltare, è importantissimo. L'ascolto è una parola di misericordia, dell'amore, e io direi che è un momento di guarigione. Secondo la mia esperienza, secondo quello che io ho visto da sacerdote, da psicologo, da cappellano in ospedale, quando le persone si sentono ascoltate, cominciano a sviluppare dei processi diversi, anche fisicamente. Pensate voi, adesso parlo ai medici, quante volte, quando voi date una diagnosi così in fretta, perché lo so, avete tante cose da fare, la persona capisce e non capisce quello che ha,
e voi passate un'altra cosa e dite questa è la terapia, eccetera, eccetera. Dopo la terapia funziona o non funziona? Quando il medico si prende il tempo di ascoltare la persona, anche se ti dice quello che tu già sai, la persona si sente ascoltata e si sente che il medico e lei e lui sono sullo stesso piano. Dopo la disposizione della persona a fare questa terapia è tutta un'altra e la risposta anche fisica è tutta un'altra. L'importanza dell'ascolto, che un momento di guarigione interiore è fisico. Ed è un'arte dimenticata. Il Signore ci dà il privilegio di partecipare attraverso l'ascolto all'intimità delle persone. E tante volte chi si accosta per ragioni di salute ha un accesso all'intimità delle persone che a volte nemmeno i sacerdoti. Io mi ricordo quando ero parroco di un piccolo paese, che la dottoressa del paese, che eravamo molto amici, mi veniva e mi diceva: Don C'è, questa famiglia sta in questa piccola necessità, non te lo diranno perché si vergognano, ma perché non facciamo qualcosa per loro? E il medico, che si accosta alla situazione di salute di una persona, entra in una situazione di intimità che a volte nemmeno il parroco. Quanto è importante lavorare insieme e ascoltare, e quanto è importante per noi sacerdoti fare una rete di ascolto con più persone. No? Ci sono persone che hanno un dono naturale per la comunicazione e Dio li benedica, e magari non hanno bisogno di tecniche particolari. Se voi chiudete gli occhi, immaginate, ci sono delle persone nella vostra vita che quando avete un problema vi piace andare da loro, tornate con un sorriso, sono queste persone solari con cui si comunica bene, possiamo dire che hanno un carisma naturale per l'ascolto e per la comunicazione. Ma essendo l'ascolto un'arte, la comunicazione un'arte, anche se uno non è particolarmente dotato, uno può crescere, uno può imparare. Se puoi imparare a fare sempre meglio. E ci sono alcune tecniche che si usano, che oggi vorrei condividere con voi, con chi non le conosce e chi le conosce, per ampliare la conoscenza di queste tecniche di comunicazione e di ascolto. Dirò alcune cose che sembrano ovvie, ma nella mia esperienza visitando i malati non è tanto ovvio, no? Dopo l'esperienza a volte ci perdiamo. Ci sono alcuni atteggiamenti che conviene tenere presenti. Adesso vado alle cose più pratiche, no? A livello verbale, quando parliamo, fare domande aperte. Se facciamo una domanda che sia pertinente e non fare molte domande. Essere pronti a comunicare con la persona che sta di fronte, aperti al dialogo, essere spontanei, disinvolti nel presentarsi, e avere accuratezza nel rispondere, ascoltare che cosa mi sta domandando la persona per sapere che cosa rispondo. Io passo in fretta tutto quello che sono i comportamenti verbali, perché nella comunicazione noi abbiamo capito che un 70% dell'efficacia o del fallimento della comunicazione risiede in cose che non sono verbali, in atteggiamenti, in quello che noi diremo comportamenti o atteggiamenti non verbali. Allora, la prima cosa è una presentazione adeguata. Sua Eccellenza prima ha detto: Don Cesare è psicologo, è sacerdote, lavora per la diocesi di Roma. E questa è una presentazione, io posso dire sì, è vero, sono anche una piccola laurea in pedagogia, un professorato in teologia superiore fatta in Argentina, un'altra laurea in filosofia, una specializzazione
fate tutti i titoli in faccia, perché io mi devo presentare adeguatamente, devo far capire alla persona che mi sta di fronte che c'ho qualcosa da dire, che c'ho qualcosa da dire, devo tirar fuori il meglio di me. Quando io vado a trovare un malato, io non mi vado a confessare, devo tirar fuori il meglio di me, perché io mi vado a incontrare con Gesù. Con chi vado a incontrarmi? Con Gesù. E lui e lei si aspetta di incontrare Gesù. Quindi io devo tirar fuori il meglio di me. E come vai vestita? Come vai vestito quando vai a trovare i malati? Vai in ciabatte a trovare Gesù. Perché a volte ci perdiamo in queste cose, eh? In queste piccole cose. Io devo tirare fuori il meglio di me, presentarmi in maniera adeguata, la posizione, la postura del corpo, no? Le persone capiscono se io sono predisposto a ascoltarle o meno, prima che io inizi a parlare dalla posizione del mio corpo. Sono protesto verso la persona, sono rifiutante. È importante tenere conto anche della distanza. A volte ci sono delle persone che esagerano, si portano troppo vicine. Rispetto della distanza, c'è nella comunicazione, c'è tutto un processo per arrivare a una maggior vicinanza. Non so se avete letto il libro di Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Non si può diventare subito intimi, c'è un processo, ci sono dei tempi, ci dobbiamo abituare, tenere conto dello spazio dell'altro, mantenere il contatto oculare con l'altro. Ci sono persone che non guardano in faccia, che le parli guardano da un'altra parte. Questo a me mi sta dicendo che il tuo interesse non sta in me, perché gli occhi di una persona mi dicono dove sta il suo interesse. Se io entro a parlare con un malato che ha un catetere purulento e sto tutto il tempo fissato il catetere, il mio interesse non sta nella persona, sta nel catetere. Se io sto a guardare un'altra persona, dove fisso il mio sguardo? Questo è importante, andare a trovare gli occhi della persona. Quanto è importante nella comunicazione trovare gli occhi della persona? Io mi sono trovato un sacco di volte con persone che ringraziavano e dicevano: guarda, non puoi fare niente per me. Davvero non lo posso fare. No, ti ringrazio che mi hai guardato. Mi hai sorriso, mi hai guardato, ti sei fermato a guardarmi. E quando una persona ti dice così, vuol dire che sono passati tanti e nessuno l'ho guardato veramente in viso. Ed è passato il primario, è passato il medico, è passato l'infermiera, è passato persino il parente, nessuno si è fermato a guardarla. E quanto è importante mantenere il contatto oculare. Essere rilassati, sorridere. Il sorriso è la migliore cosa che possiamo fare. Io ogni volta che sto per entrare in un reparto mi dico a me stesso: Cesare, queste persone stanno vivendo in un momento di tempesta. Quando tu entri, loro devono vedere un raggio di sole. Non perché io sono un raggio di sole, ma perché loro devono incontrarsi con Gesù. Allora, loro devono trovare un momento diverso. Io non posso entrare appesantito. Mi ricordo, c'era una ministra dell'Eucaristia nella mia parrocchia, che una volta, andando a trovare io i malati,
Mi dice un signore: sì, ma non me la fa venire più questa signora, ti ringrazierei quando puoi venire tu, vieni, ma lei no. Ma perché, chi ti ha fatto così educato? Sì, però mi deprime, mi racconta tutti i suoi problemi, io già c'ho i miei, e ci credo, mi deprime. Ti capisco, sorridere. Deve arrivare la buona notizia al Vangelo nel tuo sorriso, prima che nelle tue parole. Nel tuo sorriso. Quante persone che dicono: io ti ringrazio solo per questo sorriso, basta, è quello che mi serviva. Sorridere. Quando la persona parla, annuire con il capo. Se io sto là impietrito, la persona non sa se io partecipo a quello che sta dicendo. Ci sono piccoli accorgimenti. Per esempio, adesso io sto parlando, alcuni di voi fa così, a me mi fa sentire che mi state seguendo, altri stanno guardando dal tetto o il cellulare e non mi fa sentire ascoltato. Io vado avanti lo stesso, ma nel caso del malato è importante che si senta ascoltato. Quindi contatto oculare, sorridere, annuire con il capo, farmi vedere che io sono presente. Sono piccoli accorgimenti. È bello tenere presente, essere congruente nell'energia con quello che stiamo dicendo, nell'energia, nel tono di voce. Io a volte mi sono sentito di dire alle persone: forza, ce la farai. Non si dice così, forza, vedrai qualcosa di buono succederà. Non lo so, preghiamoci, cioè usare un tono adeguato, no? Adesso voglio condividere con voi alcune tecniche che, se voi fate, alcune di voi già le conoscete, se fate attenzione, sono delle tecniche che si usano molto oggi nel talk show, e sono delle tecniche che si usano nel dialogo per far sì che l'altra persona si esprima. Quindi quando io ti ascolto uso queste tecniche per far sì che tu tiri fuori il tuo mondo interiore, che tu ti possa svuotare in un ambito sicuro dove nessuno ti giudica, dove sei accolto, dove trovi un fratello, dove trovi una sorella. Io ti ascolto, ti accolgo, non mi scandalizzo. E queste tecniche che si usano, non so se alcuni di voi conosce Carl Kruf, Rogers, sono delle tecniche che aiutano, io le uso in maniera inconsapevole, diciamo, ma aiutano a far sì che l'altro si senta ascoltato, no? E se voi fate attenzione, li usano molto in TV quando vogliono far parlare delle persone. Adesso io le condividerò con voi e dopo tenteremo di metterle in pratica tra noi, faremo un esercizio per vedere se riusciamo a gestirle, d'accordo? Non mi vedo molto là. Le vostre facce non mi comunicano moltissimo, però andiamo avanti lo stesso. La parafrasi è una risposta di tipo cognitiva, ha a che vedere con i processi di pensiero, non direttiva, che ha un obiettivo, uno scopo: permette alla persona che ci sta parlando di sentirsi compresa in quello che ci sta dicendo. Cioè, io attraverso la parafrasi, questa tecnica, gli sto dicendo alla persona: io capisco, comprendo quello che tu mi stai dicendo, quello che tu mi stai esprimendo, comprendo il tuo pensiero. E questo essere empatico con il contenuto del pensiero di una persona, ciò che dice. Parafrasare, che cos'è parafrasare? È ridire con altre parole ciò che la persona ha detto, magari con una formulazione più sintetica. Per esempio, adesso faccio degli esempi banali. Mi trovo con un romanista e dico: come va? Brutta giornata. Sì, non è stata tanto bella. Parafrasi. Ripeto lo stesso, mi ha detto: brutta giornata, non è stata tanto bella, abbiamo perso con la Lazio.
Quindi non abbiamo vinto stavolta. No, non abbiamo vinto. Ti sto dicendo le stesse cose. Le stesse cose che lui mi ha detto. Ma che parlo a te? Io ho paura del buio. Vuol dire che il buio ti mette a disagio, mi stai dicendo. Sì, veramente mi mette a disagio. La persona si sente come che ha capito quello che mi dice. Io ti rimando la stessa cosa che mi stai dicendo, è una tecnica. Ti dico la stessa cosa. Non si tratta semplicemente di ripetere le parole, fare il pappagallino, non lo fa chiunque, no? Ma ripetere lo stesso contenuto in un'altra maniera. E questo fa sì che la persona dica, ecco, mi hai capito. Hai capito quello che intendo, che intendevo dire. Fare una parafrasi mi permette di verificare se ho capito e compreso ciò che la persona ha detto. E quindi si sente capita. Ci permette di ricalibrare la comprensione di quello che la persona sta dicendo, perché a volte le persone dicono, no, non hai capito bene. Io intendevo dire proprio questo. Ah, allora c'è una luce maggiore e la persona capisce che io sono interessato in quello che mi sta dicendo, nel contenuto di quello che mi sta dicendo. Questo si chiama, come si chiama questa tecnica? Parafrasi. Parafrasi. Magari la persona dice, io non volevo dire questo e io mi rendo conto che è proprio quello che ha detto. Ma che cosa sta succedendo? Dici una cosa e dopo la nega. Ah, allora non è tanto d'accordo con se stessa. Allora magari si sente in colpa con quello che ha appena detto. Allora sta scoprendo qualcosa di sé attraverso quello che dice e non si sente tanto comoda. C'è una nuova informazione. Diventa interessante. Succede tante volte, no? Che non siamo d'accordo con noi stessi. Mi ricordo una catechista che mi diceva all'inizio dell'anno, per me ultimamente fare catechismo con questi ragazzi è buttare le pelle ai maiali. E quindi tu intendi che in questo paragone i ragazzi sarebbero i maiali, le dico io. È stato un punto di svolta per la persona. Realmente per me i ragazzi sono dei maiali e così li ho trattati durante tutto l'anno. Il problema non sono loro, ce l'ho io. Ah, ho capito quello che dico, ho capito quello che penso. Ho capito quello che dico, ho capito quello che penso. Perché non sempre noi riusciamo a capire quello che pensiamo. Parafrasare. Capita che la persona si chiarifichi meglio grazie a una parafrasi, mette in ordine i propri pensieri. A volte le persone dicono, io ho detto questo. Così la persona si rende consapevole di quello che sta dicendo. Attraverso la parafrasi si può anche iniziare ad esercitare un influsso positivo sulla persona, modificando leggermente i termini, scegliendo termini più benefici, più vicini alla volontà di Dio. Perché io parafrasando posso cominciare a cambiare l'ambito di comprensione di una persona, modificando alcune cose. E mi trovo la persona depressa che mi dice, io vedo tutto buio intorno a me e io le rimando. Quindi non riesce a vedere la luce? No. Io ho messo il termine luce però. Io ho messo il termine luce nel suo pensiero adesso. Trovo tutte le porte chiuse. Quindi adesso non trovo un'uscita. No, non la trovo adesso. Sto dicendo che le porte sono chiuse adesso, ma magari dopo si possono aprire. Parafrasando, io posso prendere lo stesso concetto e cominciare a modificarlo. Per cominciare a modificare la comprensione che la persona ha di se stesso, di quello che le sta succedendo, di quello che vuole fare, e cominciare pian piano, con delicatezza,
persona ha bisogno di delicatezza, ma soprattutto una persona che è in situazione di sofferenza. Pian piano e con delicatezza portarla verso una visione più benefica, più vicina alla volontà di Dio. La verbalizzazione apre la strada al mondo emotivo, può essere positivo o negativo, non sempre se tutte queste tecniche devono essere usate con buon senso. Per esempio, se una persona ti dice mi sento depresso, sì, ti senti molto giù, sì, mi sento molto giù, vorresti morire, sì, cioè, sono persone che non sempre si deve fare verbalizzazione di questo tipo, mi capite? Bisogna capire quali sentimenti amplificare, conoscere, su quale lavorare e quale lasciar perdere o sostituire con un altro sentimento o con un'altra emozione. Bisogna essere empatici e conservando il proprio luogo, il proprio ruolo. Noi stiamo lì per fare del bene. Qua c'è un quadro dei sentimenti, questo è di Kharkov. Io tante volte mi trovo a suggerire, io non sono italiano, si sente il mio accento, non sono italiano, ma tante volte mi trovo a suggerire agli italiani dei termini, perché a volte le persone hanno un vocabolario così ridotto, no? E quando noi vogliamo fare verbalizzazione dobbiamo almeno avere un po' di terminologia, di conoscere, no? Ci sono degli stati animici che vanno da, per esempio, mi sento triste, disperato, depresso, distrutto. Questo è un grado di emozione forte, di sentimento forte. Meno forte, mi sento addolorato, amareggiato, desolato, ancora meno forte. Mi sento giù di morale, scoraggiato, avvilito. Non è giornata. Mi sento un po' addolorato, cioè avere un po' di terminologia. Ci sono tre tipi di verbalizzazioni, per sinonimia, che tende ad accentuare il sentimento, e bisogna vedere che sentimento vale la pena accentuare e fortificare. Guarda con quale allegria mi racconti questa notizia, infatti ti si vede felice, con il tuo racconto mi hai trasmesso tutto il tuo entusiasmo, per antinomia, per non usare uno stato d'animo negativo, per esempio, ti senti depresso, non si fa, si rimane invece il sentimento positivo. Oggi non ti senti molto soddisfatto. Tante volte mi sento in ospedale dire: qua nessuno si preoccupa di te, non puoi parlare con nessuno. Mi stai dicendo che avresti bisogno di comunicare con qualcuno? Sì, sì, in questo momento ho bisogno di comunicare con qualcuno. Ci sono io, puoi dirmi qualcosa a me? Sì, perché da lì si parte. Non sei proprio a tuo agio, e cominciare a dire delle cose positive che aprono la strada verso una risoluzione tante volte del problema. La verbalizzazione per antinomia fa sì che la persona si senta accompagnata, compresa, ma che cominci a vedere e a sentire cose nuove. Si può fare verbalizzazione di tipo tattivo, si esprime lo stato d'animo desiderabile della persona. Quindi ti piacerebbe sentirti più sicuro, quindi ti piacerebbe sentirti realizzato. No, sono diverse forme. Adesso parliamo un po' delle domande. Esistono diversi tipi di domande che si possono fare nel dialogo. Ci sono delle domande chiuse, ci sono delle domande a scelta multipla che non danno luogo alla persona di esprimersi, non lo facilitano a parlare di sé. Tante volte ostacolano il processo esplorativo, lo pongono in una situazione di tensione. Questo non vuol dire che non si devono usare, dopo vedremo. Ci sono domande che possono favorire il paziente, che sono quelle aperte e indirette. Questi si esprimono attraverso affermazioni, non attraverso una forma di domanda in prima persona, che non danno luogo a una forma interrogativa. Per esempio, no? Una domanda chiusa. Oggi hai le nausea? La risposta è sì,
o no? Da lì non nasce un dialogo. Oggi è passato il medico a trovarti? Sì o no? Non è una domanda aperta, è una domanda chiusa, quella non facilita il dialogo. Domande chiuse a scelta multipla. Chi preferiresti vedere? Tuo padre, tua madre o tua sorella? No, mia sorella. Ma lì finisce. Una domanda aperta, se io voglio provocare il dialogo. Mi chiedo come sta reagendo tuo marito in questa situazione. Mi chiedo, sono curioso. E la butto lì. Lì la persona deve parlare, non può dire sì, no. Mia sorella, mio fratello, lì si apre il dialogo. A volte non è buono aprire il dialogo, bisogna sapere quando usare ogni cosa. Io a volte, quando vedo che la persona è in un processo chiuso di pensiero negativo più forte della persona stessa, io li metto davanti a loro in un circuito chiuso. Perché? Perché non riescono a gestire il processo del pensiero. Cioè, un esempio, domani devo fare un intervento, la mia ansia è alle stelle, ho la pressione sanguigna che mi sale e non sanno con questa pressione se mi potranno fare l'intervento o meno. Se io la lascio alla persona esplorare e divagare, magari i suoi processi di pensiero negativo prendono il sopravvento. Allora io di solito gli dico: raccontami adesso, facciamoci del bene, senti, raccontami, cosa farai dopo l'intervento? Farei qualche viaggio? Sì, raccontami, tre posti che ti piacerebbe visitare. Perché? Perché la sua mente in questo momento la porta per le strade impervie. Allora io vedo un percorso sano dove lei mi dice: a me mi piacerebbe fare questo, dimmi, cinque pasti che ti piace mangiare. Questo è. Adesso mettimi in ordine, prima la lasagna, poi i cannelloni, poi si capisce? Ogni cosa va usata con buon senso, e ogni dinamica, ogni tecnica va usata con buon senso, perché a volte vale la pena esplorare insieme a una persona, e a volte è il caso di fermare alcuni processi di pensiero che sono così negativi che neanche se siete psicologi riuscite a fermarli. Ci vuole molta esperienza. Allora, in questi casi si può usare una domanda chiusa che ti porta a una risposta di tipo positiva per far sì che la persona entri in un ritmo più positivo di pensiero e di atteggiamento. Cose da evitare nel dialogo? Voglio sapere, moralizzare, fare dei giudizi morali di quello che ci viene confidato. Questi giudizi si caratterizzano per le parole: devi fare così, dovresti, bisognerebbe. Dogmatizzare, fare maestrini. Ci sono tante persone che invece di andare a trovare i malati dovrebbero andare a fare catechismo, no? Tu quando vai a trovare il malato non vai a fare catechismo, non è il momento. Se esci, se è necessario, magari qualcosa potrei illuminare, ma non è il momento di fare maestrino. Diagnosticare, la sua situazione è questa. Io trovo che le persone più sono ignoranti e più sono protesi a fare delle diagnosi. Ah, sicuramente è questo, no? Più tu conosci, più sei cauto. Non lo so, chi lo sa. Lasciamo che il medico parli, che lo veda lo specialista. Tu pensi? Perché quando tutto quello che hai nella mano è un martello, tutto ti sembra a forma di chiodo. E dai martellate dappertutto, a destra manca, anche se non serve a niente. Più sei ignorante, più dai diagnosi. Più capisci, più ti sta. Non interpretare. Quindi tu mi dici questo perché in realtà stai pensando questo, che ne sai quello che stai pensando? Non generalizzare. Questo che mi racconti è molto frequente. Tutti gli adolescenti fanno così. Se tu trovi
un padre che ti dice: io sono realmente molto distrutto perché ho scoperto che mio figlio ha una dipendenza di sostanze e di droghe. Il fatto che tu gli dica, vabbè, migliaia di adolescenti fanno la stessa cosa, non gli cambia niente. Non cambia niente, non mi risolve il mio problema. Quindi non c'è niente speciale, perché non serve a niente. Non identificare, fare attenzione a non mettere i nostri processi nel processo dell'altro, quello che noi chiamiamo transfer. È successo anche a me. Se si parla di sé dall'inizio, la persona non si sente ascoltata. Non minimizzare il dolore dell'altro. È un cancro, ma che sarà mai? Ma dai, su! A me è successo, no? Sono andato a togliermi una cosetta della faccia che tutti mi dicevano, non dirò il termine tecnico che usavano i medici che mi hanno visitato, non si può riprodurre. Io dirò, è una cavolata. Perché poi mi dicevano, ma non c'è, c'è una cavolata, è una cavolata. A me non piace. Sotto hanno analizzato, è un carcinoma. A me, basta mi dicessero, è un tipo di cancro, anche se dopo ho capito che è una cosa abbastanza trattabile. Se a me mi davano in quel momento una coltellata, non c'è una goccia di sangue ghiacciato, e tutti mi dicevano, ma che sarà mai? Ma non esiste, ma e io sentivo che tutte queste persone, io dicevo, tutti questi che mi stanno parlando o sono cretini o non li può fregare di meno. Quando tu minimizzi il dolore dell'altro, per lui è il suo dolore, non minimizzare. Non investigare, non fare domande. Tante volte si fanno delle domande che sono invasive, non si deve essere invasivo. Rispetto, se la persona non dice qualcosa per qualcosa, non lo dice. Rispettare il silenzio dell'altro è importantissimo. Saper rispettare il silenzio dell'altro. Io ho detto molte cose che sicuramente per voi sono ovvie, ma è buono tenere conto di queste cose, ricordarsi quando andiamo a parlare con le persone. Io vorrei che adesso facciamo un piccolo laboratorio. Gli scout dicono che si impara meglio facendo. Loro usano questa metodologia che è il learning by doing, cioè insegniamo facendo. Allora, se possiamo fare gruppi di 4, ci raduniamo per gruppi di 4, parlando piano perché abbiamo questo salone per fare questa esperienza, e uno parla e l'altro fa l'agente pastorale che lo sta a sentire, no? E dobbiamo usare una parafrasi, l'agente pastorale deve usare una parafrasi, una verbalizzazione e una domanda aperta, si capisce? E gli altri due che cosa fanno? Uno parla, si racconta, l'altro fa l'agente pastorale che è venuto a trovare, e gli altri due osservano. E a che serve l'osservare? Perché è lì che noi impariamo, quando ci osservano, lì impariamo. Una cosa che io ringrazio la mia formazione è che noi facevamo tutta la pratica tra noi, e ci correggevamo tra noi nel nostro corso di psicologia. E i miei compagni ne devo tanto, perché loro mi hanno insegnato quali erano i vizi, quali erano le cose a cui io dovevo fare attenzione, essere osservati. E serve molto quando uno va a trovare i malati e quando uno inizia, andare in due, perché l'altro mi possa dire, guarda, in realtà secondo me la persona voleva parlare di più, tu non l'hai ascoltata. Ah, davvero? Sì. E se così si impara, avere qualcuno che ci osservi serve molto. Allora, vogliamo fare questo piccolo esercizio? Sì. Cioè, una parafrasi. Che cos'è fare la parafrasi? Ripetere quello che sta dicendo. Una verbalizzazione. Cosa fa una verbalizzazione? Tirar fuori quello che la persona sta provando. Prima, che cosa mi sta? Che cosa pensa, cosa mi sta dicendo? Poi, che cosa sta provando?
persona di esprimersi di più. Uno di voi sceglie di fare il paziente o la persona accudita o sofferente. Allora, se c'è qualche domanda la vogliamo comunicare, perché può essere la domanda di altri anche, no? Possiamo farla, qualcosa che riguarda il tema di oggi, così vediamo se riusciamo a risolverla e approfondire. Io mi ricordo quando ci siamo presentati che io ho domandato chi ha fatto preparazione in psicologia e in counseling e tu hai alzato la mano, vero? Non mi ricordo male. Quindi secondo te? No, mi interessa, no, davvero? Sono onesto, mi interessa la tua opinione, perché mi interessa anche sapere che cosa intendi, sì, e dove stai puntando. Quindi, credo che la domanda è importante. Ho sorriso, ho giocato un po', però è importante la domanda, è intelligente, quindi voglio approfondire. Lo contestualizzo, nel senso dell'attività di volontariato in uno stesso evento terminale, l'attività di volontariato che faccio con un gruppo di persone, capita a volte di entrare in alcune stanze e non sempre si trova la persona che ha desiderio, la voglia di parlare o di condividere, no? Ma sta in silenzio, cioè in quella stanza 30 secondi di silenzio sembrano due ore, no? Sì. E a volte, almeno per quanto mi riguarda, non è facile gestirlo quel silenzio, però sento anche un profondo bisogno di rispetto di quel silenzio, ovvero di dire il tuo silenzio lo rispetto e sto con te nel silenzio. Perfetto. Io non vorrei dare a questa domanda una ricetta. Con il silenzio si deve comportare così. Perché un silenzio può essere vattene, perché non è momento. Bisogna capirlo, uno lo capisce anche dagli atteggiamenti, dalla posizione della persona, da più cose. Un silenzio può essere la manifestazione di sto soffrendo e come tu dici, io per rispetto sono vicino a te anche nel silenzio. Un silenzio può essere un invito a parlare che mi fa la persona, e bisogna sapere ascoltare, osservare e andare molto piano piano, andare molto piano piano, vedere se io vedo che insisto a parlare, questa persona comincia ad avere dei segni di sofferenza, si muove, richiede, guarda da un'altra parte, non mi rivolge lo sguardo, non è il momento di insistere, magari anche domani, quando volte io e non so sperare, c'è un ospizio che tocca a me l'ospizio. Io ci passo, io anche tutti i giorni. E io so che tante volte una porta si chiude oggi e domani apre. Sarà domani, non bisogna forzare. Quindi trovo che nelle tue parole di rispetto, no, del silenzio e di compagnia di quel silenzio si trova un po' la chiave. Non mi servirei a dare una ricetta valida per ogni caso, perché sicuramente sarebbe sbagliata. Bisogna andare con molta delicatezza e vedere che cosa si può fare, che cosa si conviene fare o non fare. Secondo me la risposta l'ho data dopo, perché è molto importante. Grazie. Sì.
Forca. Si apre questo qua per una risposta, dovremmo fare un corso su questo, perché la psicologia è un bambino molto particolare, la forma di interagire con il bambino è diversa. Io per esempio all'inizio dicevo, teniamo conto che non si può interagire nella stessa maniera con i bambini che con gli adulti. Con il bambino bisogna essere più direttivi, perché il bambino non ha alcune sicurezze, alcune risorse che l'adulto ha costruito durante la sua vita, durante la sua esistenza. Quindi il bambino ha più bisogno di contenimento, di un accompagnamento più direttivo, anche che le forme di entrare in contatto con il bambino, soprattutto nella sofferenza, c'è una... Io ti dico già adesso una cosa, perché sarebbe un tema molto grande questo, non voglio... io ho pensato a una persona sofferente adulta quando parla oggi, no? Però una cosa che ti dico adesso, tu la cominci a pensare, è che è molto importante nella comunicazione con il bambino tutto il mondo ludico e il gioco. Che il bambino molte cose le comunica in maniera di gioco, di immaginazione, e si aprono spirali grandissimi. Come comunicare con il bambino a volte attraverso della fiaba, attraverso il gioco, si riesce ad avere una comunicazione diretta con il bambino impressionante, che non serve tanto per l'adulto. Però se devo affrontare questo tema sarebbe molto, molto impegnativo, e dire adesso direi due o tre cose così in maniera poco professionale, sinceramente, perché il mondo dei bambini è veramente un mondo dei bambini. Magari sia una bella cosa di pensare in futuro, di parlare di come avvicinare i bambini in situazioni di sofferenza. Magari questo può essere un buon input per gli organizzatori per il futuro, toccare questo tema in specifico. Ci sono tante persone qua che lavorano proprio con bambini, quindi sarebbe, penso, io ti ringrazio per questa domanda, perché apre un mondo e ci fa capire che ci dobbiamo aprire a questo mondo dei bambini, conoscerlo per trattarlo in maniera adeguata. Comunque, queste dinamiche io le posso usare con bambini, le possono usare, salvando le distanze, facendo in maniera molto più elementare, le puoi usare anche, e loro rispondono benissimo a tutte queste dinamiche. Ma c'è un'altra forma di comunicare con i bambini, molto più estesa. Una persona che magari anche è arrabbiata, no? Per quello che sta sul vento, magari inizia il dialogo e vede che magari c'è ascolto da parte nostra, come ci dobbiamo comportare? Cioè, lo lasciamo parlare fino a che non termina, chiaramente assorbendo molto tempo, perché ci sono delle persone con le quali diciamo un po' rapporto.
sempre un discorso, lo portavano avanti ma parecchio, e comunque mi dispiaceva interromperli, no? Perché erano magari incorporati proprio dalla rabbia, dal dispiacere di essere lì, dal dolore della situazione. E tu dovevi tornare a casa o avevi altre persone da visitare? Altre persone, perché io sono volontaria e quando abbiamo delle parti magari almeno più di una cercavo di avvicinarlo. Però spesso, diciamo, tra virgolette, viene di pari un tempo all'altro. Allora, nella comunicazione, nelle relazioni umane, soprattutto nella relazione d'aiuto, bisogna prediligere la qualità alla quantità nelle relazioni umane, soprattutto nelle relazioni d'aiuto, dare più importanza alla qualità che alla quantità, e a volte vale di più parlare con una persona e arrivare a un punto dove la persona si è finalmente svuotata, ha fatto la sua catarsi, è passata dalla rabbia a qualcosa d'altro, no? Perché di solito le persone dopo, il 90% dei casi, dopo che ha espresso tutta la sua rabbia, comincia a esprimere altro e a comprendere contatto con altre parti di sé, perché finalmente qualcuno l'ha sentito. Ma se io interrompo questo processo, quando io interrompo un'emozione e la lascio là, in quello stato alto, quell'emozione tende ad essere permanente. Quindi la persona, era meglio che io non parlavo, perché quella persona rimane molto arrabbiata. Quindi le devo dare il tempo, le emozioni fanno una curva di Gauss, no? C'è un punto in cui salgono, e dopo, per propria forza, scendono. No? Se io prendo uno di voi qui, lo metto e gli dico adesso raccontaci la tua vita, questa persona sentirà l'ansia crescerle tantissimo, salirà l'ansia, man mano questa persona comincia a parlare, voi gli fate gli applausi, l'ansia comincia a scendere. Io questa persona non la posso far tornare tra voi fino a che l'ansia non scende, perché questa persona tornerà con ansia a livello delle stelle e con l'idea di che non è buono parlare in pubblico, che non ce la faccio, che è una cosa terrificante, che è una cosa che mi sovraffa, no? Quindi quando io tiro fuori un'emozione e non mi do il tempo di scemare in intensità, soprattutto se è un'emozione negativa, se è un'emozione positiva è fatta, no? Se il retorico di felicità è fatta, ti lascio così e vado da un'altra persona. Ma se questa persona è molto triste o molto arrabbiata, non è buono lasciarla così, e vale di più quel tempo che tu dedichi a questa persona che quelli 2 minuti che dedicherai a tutti gli altri, anche perché sennò gli rimane, perché con gli altri l'hai visitato o non l'hai visitato, perché se tu 2 minuti non hai fatto niente, invece con questa persona hai fatto un processo che è stato il punto di svolta, hai fatto molto bene a questa persona, capito? Quindi io direi prediligere la qualità alla quantità, per quanto sia possibile, tu lo vedi con buon senso, no? Tutte queste cose. Non prendete niente di questo come la ricetta, come parola di Dio, tutto da usarsi con buon senso. No, era venuto un intervento così. No, dicevo semplicemente, detto che poi se non rimane pure la frustrazione del fatto che tu hai cercato di comunicare qualche cosa di te e l'altro non ti ha ascoltato. Sì, bravissima, sì, anche la frustrazione. Adesso io vorrei dire, guardate, nella comunicazione vengono, il mondo della comunicazione è molto vasto, e parlare non è un semplice intervento come quello di oggi è difficile, se riescono a dire 3 cosette. Io vi volevo condividere una cosa. Tra i diversi elementi della comunicazione, uno è importantissimo che non sempre le persone tengono presente, ma che
è uno degli scambi più importanti tra due persone o più persone comunicano, è quello di dirsi chi sei tu e chi sono io. Il bambino anche, il bambino impara, forma la sua identità da quello che gli dicono i suoi genitori. Se dicono tu sei intelligente, lui svilupperà molto la sua intelligenza, dicono tu sei bello, lui ci sarà una persona bella. Noi siamo quello che ci hanno detto che siamo. E quando noi comunichiamo, noi gli stiamo dicendo alla persona chi sei tu e chi sono io, anche se non ce ne accorgiamo. Chi sei tu? Chi sono io? Vi volevo raccontare un episodio della mia vita, per chiudere l'incontro di oggi, che ha a che vedere col mio crocifisso. Io prima di entrare in seminario ero fidanzato, parlavamo di sposarci eccetera eccetera. Quando è arrivata questa vocazione, quando ho parlato con la mia fidanzata, lei mi ha detto: io ti aspetterò per un anno, lei per un anno non è uscita con nessuno, poi è venuta al seminario intorno con questo crocifisso. Mi ha detto: io, Cesare, ho capito che tu sei di Dio. E questo è il mio regalo per te. Pregherò ogni giorno che tu sia fedele alla tua vocazione, che tu sia felice in questo cammino. Quindi per me questo crocifisso aveva tanto significato. Io ho pregato durante il mio seminario moltissimo con questo crocifisso. E nonostante questo oggetto per me aveva un grande valore sentimentale, perché era un po' il simbolo della mia scelta, anche del prezzo che io ho pagato per la mia scelta, che altri avevano anche pagato per la mia scelta. Però io tante volte, pregando di fronte al mistero della croce, io gli dicevo a Gesù: Signore, io vorrei essere come Giovanni, come quelli che stanno sotto la tua croce. Perché anche se ci tengo questo crocifisso, non è lo stesso di stare davanti alla tua croce in quel momento. Quanto mi sarebbe piaciuto. E questa è la mia preghiera da giovanissimo, sono passati più di 30 anni, da giovanissimo. Signore, io vorrei essere con te, nella tua croce, davanti alle tue piaghe. Io questa preghiera con gli anni l'ho dimenticata, sinceramente l'ho dimenticata. E un giorno, visitando i malati, erano passati tantissimi anni, io sono diventato sacerdote, ho fatto il parroco, ho fatto il sacerdote, ho accompagnato un signore che è entrato con un piccolo disturbo nella gamba, che è risultato essere un tumore di se stesso, e questa persona pensava di uscire pronto, presto, dall'ospedale, ha cominciato a peggiorare, peggiorare, e questo uomo che si portava il mondo sotto i piedi ha cominciato a aprirsi alla presenza di Dio, fino a un giorno qui ha deciso di confessarsi, e poi ogni giorno si confessava, perché mi diceva: mi sono ricordato di nuove cose e io voglio confessarmi. E io sapevo che non era necessario, però sapevo che era il suo momento di grazia, quindi stavo con lui e l'ho accompagnato sino ai suoi ultimi momenti. E lui mi diceva: ieri non ti ho visto. E io gli dicevo: perché dormivi? No, tu mi devi svegliare, perché è il momento che io mi incontro con Dio, questo è importante per me. Già nei suoi ultimi giorni, un giorno sono passato a fianco al suo letto, e sapete quando già il corpo non ha nessun tipo di rigidezza nei muscoli, quando il corpo sembra un sacco di patate lì buttato così, e sono andato e gli ho dato la benedizione che avevo sempre, l'ho preso per mano, ho sentito questa mano che mi premeva forte. E nel mio cuore ho potuto sentire chiaramente: questo è il momento,
di stare di fronte alla mia croce. E questo. E mi sono ricordato la preghiera che io avevo dimenticato da 30 anni fa, che Dio non si dimentica, perché non ci dimentichiamo, ma Dio non si dimentica delle nostre preghiere. Questo è il momento di stare davanti a me e di toccare le mie piaghe. E per me quello è stato uno dei miei momenti spirituali più forti e più profondi. Perché io lì ero con Gesù. E una cosa che io devo capire, oltre a ogni tecnica, è chi sono io e chi è questa persona che vado a trovare. Perché se io capisco che io mi vado a incontrare con Gesù, tutto cambia. Credetemi che tutto cambia. I nostri atteggiamenti cambiano. Il nostro viso cambia. La nostra voce cambia. Quel momento diventa un momento di grazia. Divento un angolo del paradiso quando io capisco che io sono davanti a Gesù, davanti a Gesù. E questo cambia tutto nella comunicazione. Io ho parlato di tecniche, io sono un psicologo, conosco delle tecniche di comunicazione, ho insegnato moltissimo sulle tecniche, ma per noi non è semplicemente usare tecniche. Chi sono io? Perché lui è Gesù per me. E lui riceve Gesù in me. E questo è fondamentale. Io penso che se noi abbiamo questa consapevolezza, prima di andare al reparto, prima di andare al malato, prima, tutto cambia. Sapere chi sono io e chi è la persona che mi sta davanti. E sapere che andare a trovare i malati è un dono che Dio ci fa. Dal Vangelo di Matteo, dice Gesù, allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché vi fame mi deste da mangiare, e vi sete mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, come mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato a mangiare, rassettato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto, o nudo, ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato, in prigione, siamo venuti a trovarti? E re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto uno di questi